One Podcast. Scenari italiani ed esteri con Alberto Mattiello. Buongiorno e buon sabato mattina, sono Mario Moroni e questo è Il Caffettino, il podcast Ultra Daily, 7 giorni alla settimana per parlare di innovazione. Oggi lo facciamo con Alberto Mattiello, un business futurist, speaker, autore, imprenditore, ma soprattutto collega con un podcast che si chiama Scenari, ascoltatelo su One Podcast, su Spotify, perché tra l'altro sono stato anche ospite io nella puntata 32, ma oggi l'ho chiamato qui al Caffettino per parlare di scenari esteri, quindi al di fuori del nostro paese e interni italiani, capire differenze e similitudini per affrontare insieme il futuro. Quando parliamo di innovazione parliamo spesso purtroppo di qualcosa che arriva da fuori e quindi da qui vorrei partire, Alberto. Quali sono le differenze tra gli scenari italiani e gli scenari esteri che arrivano da fuori qui nel nostro paese? Ma allora, io ti posso dare la visione da uno che vive da 20 anni negli Stati Uniti. Lì fare innovazione, fare imprenditoria è un concetto molto diverso da quello che vediamo, che possiamo vedere qua in Italia, e c'è tutto di diverso. Conta che se tu incroci uno della nostra età, probabilmente ha avuto un negozio che aggiustava computer, un franchise di Burger King, e poi magari ha fatto, che ne so, il massaggiatore e adesso allena la squadra di basket. Ecco, la capacità con cui le persone lì cambiano mestiere è completamente diversa da quella che possiamo avere noi, e questo si porta dietro anche una cultura dell'ambizione completamente diversa. La gente cambia in fretta, non ha problemi a lasciare andare qualcosa perché vede un'opportunità più grande, cosa che magari noi in Italia facciamo più fatica a fare. E poi, ecco, il fatto di stare lì, è ovvio che gli Stati Uniti è uno di quei posti in cui sei più vicino all'innovazione, quindi c'è un senso di si può fare tutto, soprattutto in alcune aree, no? Se sei nella zona di Boston, nella zona di New York, nella zona della Silicon Valley, tu quando parli con le persone che lavorano lì hanno questo senso quasi di onnipotenza. Loro sanno che è possibile cambiare tutto. Questo tipo di percepito tante volte io faccio fatica a sentirlo nel nostro paese. Interessante, perché chiaramente è un po' la retorica che abbiamo albergato, abbiamo vissuto negli ultimi decenni, no? Cioè che all'estero, al di fuori, c'è sempre la possibilità, invece al di dentro, nell'interno, nel nostro piccolo spazio italiano, nulla è possibile. È solo percezione oppure c'è qualcosa di reale? Beh, è ovvio che ci sono delle difficoltà oggettive. Faccio un esempio: l'Europa non esiste per il mondo dell'innovazione, cioè esiste nel senso che ci sono dei fondi, c'è un progetto strutturato di crescere come comunità europea, però tu immaginati che sei una startup israeliana che ha raggiunto un livello tale per cui è pronta a fare lo scale up internazionale. Dove vai? Vai in America, dove in un colpo solo tu hai un paese da 360 milioni di persone, o vai in Europa, dove purtroppo ogni paese ha una lingua diversa, un sistema legale diverso, una capacità di onboarding dell'innovazione diversa. Quindi è un fenomeno che ho visto succedere tantissimo in questi anni, che proprio l'innovazione salta l'Europa, la tiene alla fine, o magari si concentra solo in qualche paese. Se uno lavora, faccio un esempio, su dinamiche produttive, che ne so, se si focalizza sulla Germania o cose digitali, magari sull'Olanda, sull'Irlanda e posti come questi, ecco. Quindi ci sono difficoltà oggettive. E poi io lo sto scherzando, ma quando il mio commercialista deve parlare con un commercialista italiano per accordarsi di qualcosa, il mio commercialista americano tipicamente ne esce sempre sconvolto. Cioè la difficoltà con cui tu fai imprese in Italia da un punto di vista fiscale è qualcosa di assolutamente imparagonabile, ecco, con quello che c'è negli Stati Uniti. Interessante questa cosa, perché chiaramente poi chi, anche gli ascoltatori del Caffettino, ma chi fa innovazione, chi è interessato all'innovazione, guarda tendenzialmente sempre Asia, Stati Uniti, eventualmente il nord dell'Europa, no? Da questo punto di vista, qual è il viaggio anche che ti ha dato più scenari, cioè che ti ha dato più sensazioni, più ipotesi future all'interno di tutti i tuoi scenari, il tutto girare il mondo, di vedere quello che hai visto in questi anni? Guarda, ti direi due cose, un po' in alto e in basso. Da 15 anni frequento il CES di Las Vegas, che è questa fiera che avviene all'inizio dell'anno sulla Consumer Electronics, ovviamente tu la conosci benissimo. Lì è diventato il palco internazionale più importante, secondo me, per capire qual è la narrativa dell'innovazione del prossimo anno. Sono 4 giorni tra conferenze, ma soprattutto ci sono
ti dico solo la parte di startup, sono più o meno 1500 startup che vanno lì a portare le loro innovazioni. Allora è un po' overwhelming, c'è tanta roba, ma tu in una settimana hai materiale da digerire per mesi nell'unire punti tra quello che hai visto succedere lì, quello che hai visto raccontare lì. E per me forse è la cosa più ispirante. Dall'altra parte insegno da tanti anni e forse le aule a Londra sono quelle che mi ispirano di più perché sono iper internazionali. Io mi sento quando vado lì, avendo l'aula più o meno 70% asiatica, un 30% resto del mondo, mi sento quasi provinciale avendo questa visione molto occidentale dell'innovazione, e quindi lì è il secondo viaggio in basso che mi tiene connesso a un mondo che è molto più grande di quello che riesco a vedere ovviamente direttamente. Beh, c'è anche quindi la possibilità di imparare sempre qualcosa, di aver capito, di non aver capito nulla, no? Io penso che ora come mai noi dobbiamo imparare tutti i giorni qualcosa. Dico che studio, la verità è che non è che studio, che mi informo continuamente, il lavoro vero è di parlare con gente come te che ti può stimolare una conversazione su come le cose possono cambiare, magari unire a qualche punto che non vedo, su quale magari non vedo una connessione. Però oggi avere la certezza di qualcosa per me è impossibile. Io quando sento qualcuno che dice fra 20 anni ci sarà, tra 20 anni non sappiamo neanche fra 3 mesi che cosa ci sarà. E la cosa divertente è proprio questa, che la tecnologia veramente settimanalmente aggiunge pezzi di contesto che ti forzano a fare elaborazioni anche molto divertenti. Qual è la cosa che stupisce di più i tuoi studenti a Londra? Ah, bella domanda. In generale, devo dirti la verità, diventa sempre più difficile ingaggiarli. In generale, però, questo le aule in generale. Negli ultimi anni vedo che sale sempre di più proprio l'approccio inerzia etica. Quindi, anche se magari sono aule di business o di marketing strategico, il primo approccio è sempre da consumatore, un po' resistente, che è strano perché teoricamente dovrebbe essere l'opposto. Dall'altra parte, la cosa che gli interessa di più sono i project work, che è una cosa che in Italia si vede un po' meno, no? Da noi chi fa l'università, arriva all'università, un master e così via, arriva alla fine con l'obiettivo dello stage perché è il trampolino per magari entrare in un'azienda e così via, avere un bel biglietto da visita. Lì invece loro vogliono fare tanti project work, quindi tutte le cose che gli ispirano di farsi venire un'idea per andare a bussare alla porta a un'azienda e proporgli un'attività con loro senza nessun fine di assunzione, così, ma proprio per poter provare più cose possibili. Ecco, queste sono le cose che mi vengono a chiedere di più alla fine della lezione. E tu che cosa chiedevi quando eri studente? Ah, la verità è che io la vocazione mi è arrivata tardi. In aula ero quello che non parlava, era quello che non presentava, era quello che ascoltava, però insomma era uno che non si muoveva. Devo dirti la verità, è iniziato con il lavoro, la voglia di capire, di scoprire e così via, poi da là insomma il resto è andata, però in aula ero penso il più silenzioso di tutti. Insomma, no, è interessante anche questo, perché appunto parliamo di scenari come chiaramente nel tuo podcast, poi come dicevo anche all'inizio e lo dirò anche alla fine, ascoltate veramente i lavori di Alberto perché sono veramente super interessanti. Scenari è un podcast cui ho avuto anche la fortuna di essere ospite, ma a prescindere è importante avere il tempo per fare le cose, no? Anche come tu fai nel podcast, e noi qui al caffettino invece andiamo un po' più veloci e ci perdiamo dei pezzi, no? Cioè, quanto è importante invece in questo periodo per vedere lo scenario giusto, per vedere l'immagine completa, avere il tempo, la possibilità di far sedimentare e attendere che accada magari qualcosa, no? Perché magari non attende mai, non arriva mai nel momento giusto. Allora, sicuramente serve tempo, serve il fatto di non essere verticali, oggi non aiuta, e te lo dice uno che vive in una nazione iperverticalistica su tutto, ma forse la nostra forza di noi italiani è che ci sembra un po' spaziale. Ecco, oggi questa cosa serve perché i punti tu li unisci capendo quali sono le aspettative che si generano magari anche in mercati, in mondi lontani dai tuoi, e forse, guarda, ti aggiungerei anche un po' di cultura della generosità. Questo qua è un bel periodo in cui tutti hanno bisogno di qualcosa e lì dentro c'è uno scambio meraviglioso che io purtroppo sento tante volte più di nuovo negli Stati Uniti. Se io negli Stati Uniti una volta all'anno vado a farmi un giro in Silicon Valley, ho tutto il mio giro di amici che poi nel tempo ho raccolto, ma se voglio conoscere qualcuno di nuovo, se io dico dammi un quarto d'ora per un caffè,
è difficile che non ti rispondano. Magari ti dicono non ce la faccio, perché nei giorni in cui vieni sono via e così via, però la gente risponde. Questa dinamica qua è da dove poi partono tutte le riflessioni principali, perché no, ogni volta che scopri un pezzo di mondo nuovo, che ti racconta qualcuno che fa le cose, lì riesci ad avere molto più valore. Quindi la cultura di generosità vuol dire che ogni tanto sei dalla parte di quello a cui chiedono le cose, e ogni tanto sei dalla parte a cui sei tu che chiedi, ecco. E questo secondo me è proprio chiave. A me capita di farlo online con, diciamo, un quarto d'ora di call aperta a chiunque, e da lì poi, non lo so, accadono le magie, no? Cioè, quando abbiamo forse meno aspettative, siamo in una modalità un po' più disinteressata, non abbiamo fatto i compiti di andare a studiare con chi dobbiamo parlare. Cosa ne pensi? No, penso che, guarda, serendipity è probabilmente la base del mestiere che facciamo tutte e due. Cioè, è proprio in quel pezzo di scoperta dove magari lasci da perdere per un attimo l'obiettivo di business, lasci perdere per un attimo, no, dove vuoi andare come azienda o come persona, e dentro magari una conversazione scopri dei mondi che poi magari ti si attaccano come un bellissimo puzzle ad altre cose che stai pensando, ragionando. È tutta lì la ricchezza, guarda, oggi è tutta lì. Fare ricerca desk, lo dico anche ieri in aula, lo dicevo, fare ricerca desk oggi serve fino a un certo punto, perché le cose arrivano che sono già digerite, ma se tu vuoi veramente capire il passo dopo o parli con qualcuno che è vicino a quel mondo, sennò è difficile farsi un'idea reale. Senti, dimmi una cosa che gli Stati Uniti devono imparare dall'Italia o dall'Europa, e una cosa che l'Italia e l'Europa devono imparare dagli Stati Uniti. Sai cosa? Allora, la cosa che ti davo come valore iniziale del fatto che che lì la gente cambia molto in fretta, gli dà anche molto meno orgoglio di prodotto, molto meno orgoglio di execution, no? Cioè il fatto di cambiare in fretta e saltare da un'azienda a un'altra, da una startup a un'altra, e scalare molto velocemente si porta anche dietro, o magari di lanciare e vendere la propria attività molto rapidamente, anzi quasi costruendola dall'inizio per essere venduta, toglie un po' di quella capacità imprenditoriale italiana del invece credere tantissimo alla cosa che sta facendo e investire magari una vita intera per fare in modo che quella cosa lì diventi la migliore in assoluto. Ecco, questa cosa qua gli americani non ce l'hanno, e purtroppo la vedi dalle piccole cose, da come ti fanno i lavori in casa, dagli artigiani, da tutte queste cose qua. Senti che raramente hanno il sapore di qualcuno che sta facendo il mestiere che gli piace e lo fa per passione, no? Tutti lo fanno perché poi a un certo punto c'è un ritorno di altro tipo. E cosa dovremmo imparare noi da loro? Guarda, io penso che la semplificazione sia uno dei punti fondamentali. Cioè, noi proprio per cultura, noi francesi, no, siamo abituati a ragionare tantissimo, forse troppo ogni tanto sulle cose, e questa cosa si riflette anche su un sistema, proprio una piattaforma su cui si basano le nostre aziende, che è un po' complicato. In America è tutto più semplice, tutto più facile, molto più rapido partire, fallire, ripartire, mentre qua è un po' più complicato, ecco. Quindi un po' di semplificazione, un po' di regole in meno, in un momento in cui le regole servono, non voglio immaginarmi un sistema completamente aperto, anzi purtroppo quando il mercato decide non sempre decide per il bene di tutti, però dall'altra parte oggi le opportunità vanno molto veloci, e quindi se non siamo semplici mentalmente nel cercare di costruire la piattaforma per prenderle, è a rischi che le opportunità vanno. Purtroppo l'Italia di treni questi ultimi 15 anni ne ha visti passare tanti. Forse certe volte non siamo neanche andati in stazione. Alberto, ultima cosa, è un sabato mattina questo in cui chiaramente escono le puntate a due voci, quale consiglio daresti all'ascoltatore ora alle 7 di mattina che si sta bevendo il caffè, magari sta andando anche al lavoro perché lavora durante il weekend, oppure si sta rilassando per affrontare il prossimo scenario a noi sconosciuto? Guarda, il mio unico consiglio è provare tutto, cioè prendersi un po' di tempo durante la settimana per testare qualcosa di nuovo. Ci sono decine, centinaia di applicazioni tutte le settimane che escono in qualsiasi settore in cui ognuno di voi ascoltatori sta lavorando. Dedicare almeno un'oretta alla settimana per provare qualche nuova intelligenza artificiale, qualche nuovo software e così via, ma provare, non leggere, provare. Cioè te lo scarichi, lo provi a giocarci. Penso che molti della comprensione del nuovo contesto passi dal fare e non dal farsi raccontare. Quindi provate cose, però proteggetelo quel tempo, deve essere safe e deve essere protetto, in modo da essere sicuri che da lì, insomma, passerà un po' della vostra crescita. Quindi no notifiche, no rotture di scatole, è il vostro momento, un bel momento di test. Grazie mille. Grazie Mario, grazie.
Questo è il caffettino e io sono Mario Moroni, puntata bellissima, bella, bella, interessante e anche riflessiva, ascoltatevi, chiaramente Scenari, il podcast di Alberto, lo trovate chiaramente su Spotify, sulla tua applicazione di streaming preferita e mi raccomando, torna anche qui per farmi sapere che cosa ne pensi e anche via mail, mario@mariomoroni.it perché gli scenari li costruiamo noi umani. Buona giornata!